24 ore consecutive di proteste con tanto di occupazione del magazzino Maxi D a Spinetta Marengo. I 130 dipendenti dell'azienda hanno iniziato l'agitazione perché quello che si temeva è stato adesso confermato ufficialmente. L'azienda Maxi D ha annunciato la volontà di chiudere il suo magazzino della grande distribuzione organizzata ad Alessandria, nonostante a fine novembre dell'anno scorso si fosse impegnata formalmente in prefettura a spostare esclusivamente reparti di frutta e fresco presso il magazzino di Vercelli. Invece alla fine è arrivata la comunicazione formale della chiusura dell'attività nei prossimi mesi, con un impegno alquanto generico, dicono i sindacati, alla salvaguardia dei livelli occupazionali. C'è stato un blocco totale dei mezzi, sia in entrata che in uscita, che è stato però rimosso questa mattina, quando è arrivata la conferma che l'incontro in prefettura si terrà lunedì alle ore 12. È stata convocata con l'intenzione naturalmente di trovare una mediazione. I sindacati però chiudono il loro comunicato dicendo: chi pensava di poter annunciare 130 licenziamenti tenendo calmi i lavoratori ha fatto male i suoi conti. Siamo pronti a sederci a un tavolo di confronto, ma siamo anche pronti a lottare con ogni mezzo necessario. No ai licenziamenti, giù le mani dal magazzino Maxi D di Alessandria.